distribuzione, con riferimento all'emendamento 9.100, risulta alla Presidenza che tutti i gruppi abbiano rinunciato alla fissazione del termine per la presentazione dei subemendamenti. Avverto che fuori dalla seduta gli emendamenti Moretto 11.52, Nicchi 12.51 e Fiorio 16.58 sono stati ritirati dai presentatori. Le commissioni affari costituzionali e bilancio hanno espresso i prescritti pareri che sono in distribuzione. In particolare, tale ultimo parere contiene 6 condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, che sono in distribuzione e che saranno poste in votazione ai sensi dell'articolo 86,4 bis del regolamento. Passiamo all'esame dell'articolo 1 e dei relativi emendamenti. Se nessuno chiede di intervenire, invito il relatore ed il rappresentante del governo ad esprimere il parere sugli emendamenti riferiti all'articolo 1. Prego, onorevole relatrice. Grazie Presidente. Emendamento 1.50 Rondini, contrario. 1.7 Zolezzi, contrario. 1.51 Busto, contrario. 1.52 è stato Cimbro. Ritirato questo, quello Cimbro. Contrario. Bene, il governo. Sì, Presidente. I pareri del governo sono conformi a quelli della relatrice. Molto bene, la ringrazio. Allora siamo all'1.50 Rondini. Se nessuno chiede di intervenire. Onorevole Rondini, prego. Sì, grazie Presidente. Questo emendamento e qualche altro emendamento che abbiamo presentato, con questi emendamenti cerchiamo di eliminare il riferimento alla donazione di farmaci all'interno del provvedimento in esame in aula. Questo perché se è vero come è vero che il provvedimento cioè la ratio della norme che si riferiscono alla donazione di farmaci sono improntate a dei buoni propositi perché vanno incontro alla sburocrazia.